Grazie Gaetano, grazie. E con questo apriamo questo 26esimo festival, un festival di temi che sempre di più sono sulla bocca di tutti, ma quello che vediamo è che alle parole purtroppo sempre non corrispondono i fatti. Quindi rapidamente io adesso vi farò vedere quello che è successo in questo anno che ci separa dalla 25esima edizione. Una carrellata di problemi esclusivamente climatici, perché poi il tema ambientale è vasto. Io mi occupo di clima, ma vi dico subito che c'è l'inquinamento della plastica degli oceani, c'è la perdita di biodiversità, c'è la deforestazione, c'è la cementificazione. Quindi il clima è solo uno dei problemi. Però comincio da questo, perché anche quello purtroppo anche più di attualità dopo i fatti della Romagna di poche settimane fa. Quindi mi direte quando scade il mio tempo, perché io cercherò di tenermi su un quarto d'ora. Sempre che riesca a far funzionare le slide, ecco qui. Allora, intanto, benché il negazionismo riemerga in questi ultimi mesi, e abbia uno spazio sempre maggiore, pure sui media, e la colpa grave ce l'hanno i media, soprattutto nel dare spazio a teorie che ormai non hanno più alcun credito scientifico, abbiamo invece enti mondiali di straordinaria autorevolezza che continuano a diffondere dei rapporti estremamente credibili e dettagliati su che cosa sta succedendo. Uno per tutti, lo State of Global Climate dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che è la massima autorità mondiale, agenzia delle Nazioni Unite fondata nel 1951 con sede a Ginevra, e ci racconta che cosa sta succedendo al nostro clima. Purtroppo, con tutta una serie di dati che continuano a essere preoccupanti, giusto per mettere qualche primato, nel 2022 la CO2 è arrivata al suo valore massimo da almeno 1 milione di anni, 421 parti per milione, ma questo è il 2022, oggi siamo già a 424. Il contenuto di calore negli oceani è un parametro importante perché ci fa capire che la maggiore energia dovuta al riscaldamento globale sta andando soprattutto nelle acque degli oceani. Noi ne sentiamo circa il 7-8% nell'atmosfera, cioè il caldo in più che sentiamo con il nostro corpo. Il 93% va dentro l'acqua degli oceani, sconvolgendo tra l'altro tutta una serie di equilibri ecologici, perché tutta la fauna ittica risente di questi riscaldamenti anomali, migra o soccombe. E il fatto che gli oceani si scaldino e si scaldino anche i ghiacci fondendo fa aumentare gli oceani di 4,6 mm all'anno, quindi un aumento che ormai è quasi percepibile tra un anno e l'altro da chi va a farsi magari una giornata in spiaggia. E vedete lì come il tasso di aumento del livello oceanico misurato da satellite sta aumentando. C'era già cinema ambiente. E lo vediamo nella prima parte del grafico, il tasso di aumento del livello marino allora era di 2,3 mm all'anno, oggi siamo a 4,6, praticamente è raddoppiato nel tempo di cui noi ci occupiamo di cinema ambiente. La temperatura continua a crescere, certo, il 2022 a livello mondiale non è stato l'anno più caldo, ma è nel gruppo dei più caldi. È stato però l'anno più caldo in Europa. Lì vedete il classico grafico che ci mostra la temperatura planetaria in ascesa. È un pochino anche verso il computer, vedi che guarda, faccio una cosa. Premo il tastino lì e così va più. Perfetto. Qui vedete la carta del nostro globo con le zone che si riscaldano in colori rossi e l'unica zona un po' più fresca è il Pacifico tropicale, dove l'anno scorso avevamo ancora questo fenomeno di raffreddamento delle acque oceaniche, solo limitato a quella zona, la Niña, che adesso sta finendo. Adesso si riscalda anche il Pacifico e questo vuol dire che ci attendiamo nei prossimi anni un riscaldamento ancora maggiore del pianeta, perché non c'è più quel piccolo effetto refrigeratore di quella vasta area oceanica del Pacifico. I ghiacciai, sia quelli delle montagne, sia quelli delle calotte polari, stanno continuando a perdere massa. Questi sono soltanto i ghiacciai montani, quelli delle grandi catene montuose, le
Alpi all'Himalaya, alle Ande, come vedete, il 2022 è stato l'anno con la seconda più intensa fusione globale. Abbiamo avuto anche la minor estensione della banchisa antartica, non soltanto di quella artica. Anche al Polo Sud quest'anno è andata male, la formazione di ghiaccio era estremamente carente. E il dato fondamentale che guida la diagnosi del problema climatico è la quantità di CO2, una sorta di intossicazione dell'atmosfera dovuta al solo uso dei combustibili fossili, in questo caso, cioè non ci sono le emissioni derivanti dalla deforestazione e da altre fonti, solo quello relativo alla combustione di carbone, di petrolio e gas, porta al suo massimo assoluto di sempre. Le emissioni mondiali, quasi 40 miliardi di tonnellate di CO2 in atmosfera. Vedete bene il piccolo cedimento dovuto ai lockdown del Covid del 2020, ma poi abbiamo ricominciato a salire. Quindi, nonostante continuiamo a ripetere che bisogna decarbonizzare l'economia mondiale se vogliamo stare dentro gli accordi di Parigi, però siamo ancora lanciati verso la salita, non c'è ancora alcuna traccia di diminuzione. E il conto, il countdown scorre rapidamente perché agli attuali tassi di emissione, se vogliamo stare nell'obiettivo di 1,5 gradi di aumento della temperatura, siamo già a 1,2 gradi, quindi ci mancano 0,3 gradi per raggiungere la soglia di 1,5 dell'accordo di Parigi. E ci restano praticamente 9 anni di emissioni a tassi attuali, a meno che non decidiamo di scendere, ma in modo estremamente rapido. Vi dicevo che il dato di oggi ha già toccato invece le 200, le 423 parti per milione. Abbiamo l'overshoot day che è sempre più anticipato, cioè questa misura di tutti gli indicatori della pressione sulle risorse planetarie, incluse le emissioni di CO2 che alterano il clima, che ci dice un po' come stiamo divorando il capitale naturale terrestre. Stiamo in sostanza usando 1,75 terre. Ovviamente il 75% di terra in più che stiamo usando è tolta ai nostri figli e nipoti che non avranno più la funzionalità piena dei processi planetari. Il 28 di luglio del 2022 avevamo già esaurito le risorse planetarie. Quest'anno probabilmente saremo lì attorno, giorno più, giorno meno, in genere anticipa sempre di qualche giorno in ragione di quanto ogni anno consuma più risorse. Nel 2022 abbiamo anche raggiunto gli 8 miliardi di abitanti di questo pianeta. E anche se il tasso di crescita è in calo, e questa è una buona notizia, ma il capitale è grosso, quindi se diminuisce l'interesse c'è un po' meno crescita, ma non certo zero. E il prossimo miliardo che ci porterà attorno a 9, ragionevolmente arriverà fra una quindicina d'anni. Più aumentiamo, più complichiamo il problema ambientale. Torino, abbiamo avuto l'anno più caldo della storia, assolutamente, in oltre 2 secoli di misure non abbiamo mai avuto una temperatura media di 16 gradi, 1,6 gradi oltre la media, era come essere sostanzialmente a Firenze. Questa era la traslazione di clima che abbiamo vissuto ed è stato anche l'anno più secco della storia, solo 310 mm di pioggia che sono stati finalmente riparati soltanto dalle piogge di questo maggio, ma fino a un mese fa eravamo ancora dentro la siccità peggiore della nostra storia. A Torino abbiamo una lunga serie che ci permette di fare confronti molto affidabili. Vedete come il dato del 2022 schizza proprio verso l'alto in questa serie delle temperature dal 1753. Non abbiamo alcun dubbio, questi sono record che derivano esclusivamente dal riscaldamento globale. La siccità la vedete qui, il periodo di 17 mesi dal dicembre del 2021 all'aprile del 2023 è stato in assoluto il più secco, con solo 379 mm. Non c'è nessun'altra combinazione di 17 mesi che abbia avuto così poca acqua. Adesso siamo tutti già a parlare di eccesso di pioggia, ma ricordiamoci che fino a un mese fa il nostro problema era quello lì. Stanno aumentando l'estremizzazione degli eventi, o troppo poco. Anche a livello italiano, questa è la serie nazionale, il 2022 è stato l'anno più caldo della storia. Vedete qui dal 1800 non abbiamo mai avuto un anno così caldo, anche
La combinazione caldo e secco anche è unica, è una novità. Il Po era ridotto fino a poche settimane fa a un rigagnolo e nel Delta a luglio ha toccato la sua portata più bassa da quando viene misurata, 104 metri cubi d'acqua al secondo. Cioè praticamente il Po alla sua, al suo Delta era come la Dora Baltea qui in una giornata di portata normale, un centinaio di metri cubi al secondo, con tutte le problematiche che quest'estate si sono viste tra l'agricoltura, la salinizzazione delle falde, il fermo alle centrali elettriche per mancanza di raffreddamento e tutte le altre problematiche che il grande fiume ridotto al lumicino stava generando. Vi dicevo del caldo negli oceani, il Mediterraneo quest'estate, la scorsa estate, era un brodino tiepido a 31 gradi, 5 gradi oltre la media. Ed è così che i pesci tropicali dal canale di Suez trovano sempre più gradevole le acque mediterranee e scacciano i pesci nostrani. È sempre più frequente trovare le specie aliene, purtroppo non buone da mangiare eppure velenose, come il pesce coniglio, che a dispetto del nome non è affatto buono da mangiare e da incontrare. Il caldo ovviamente ha fatto ridurre in tutto il mondo i ghiacciai, questo è la copertina del rapporto sullo stato del clima solo dell'Europa, che ha scelto proprio di mettere un'immagine dei ghiacciai. Questi sono tutti gli eventi estremi che hanno toccato l'Europa nel 2022. Guardate che questa è roba di altissimo livello di affidabilità. Questo è il sistema Copernicus dell'Unione Europea e l'Agenzia Ambientale dell'Unione Europea con sede a Copenaghen, quindi non stiamo parlando di strane idee di qualche scienziato, ma del meglio, dell'autorevolezza della scienza, in questo caso europea, che ci dice con i dati da satellite che tutti quei paesi in colore rosso hanno toccato nel 2022 l'anno più caldo della loro storia, vedete inclusa l'Italia, e a Londra 40 gradi il 19 di luglio. Mai abbiamo avuto una temperatura così elevata nella capitale britannica. Quel giorno lì i treni non funzionavano perché la dilatazione dei binari aveva deformato tutte le strade ferrate progettate un secolo prima per temperature molto più basse, con il risultato che anche i trasporti erano nel caos, oltre a una città che non è abituata a queste temperature, non ha nemmeno gli impianti di condizionamento. I nostri ghiacciai con queste temperature hanno risentito una bella batosta, hanno perso da 4 a 6 metri di spessore in una sola estate, portandosi ad un livello anche qui critico, a livello sia europeo ma anche mondiale. Solo nelle Alpi nostrane, ecco, abbiamo perso 5 km cubi di ghiaccio. Sono come circa 5 volte il lago di Serponçon, quel lago che c'è poco a valle di Briançon, qui nelle nostre Alpi francesi. È una quantità enorme che corrisponde a circa il 6% della massa degli interi ghiacciai alpini persa in una sola estate. E infatti lo abbiamo visto anche con il terribile episodio della Marmolada il 3 luglio, quando a causa di un lungo periodo con temperature sopra i 10-15 gradi a 3000 metri, la fusione dell'acqua penetrava nei crepacci e ha scollato una porzione terminale di un piccolo ghiacciaio che non aveva peraltro una particolare storia di fenomeni a rischio. E il caso ha voluto che cadesse proprio alle 2:30 del pomeriggio di una domenica su una delle vie alpinistiche più frequentate delle Dolomiti, con il pesante bilancio di 11 vittime. E io li metto tra i martiri del riscaldamento globale, non avevano colpe, non c'era nessuna possibilità di prevedere un fenomeno di questo genere, perché è stato un fenomeno parossistico, ovvero che si è generato nel corso di pochi secondi, senza segni premonitori. Anche qui nel 2022 è stato pubblicato un importantissimo rapporto sull'evoluzione della criosfera, cioè dei ghiacci che coprono il pianeta, con dei dati che mi hanno fatto saltare sulla sedia, perché anch'io che sono addetto ai lavori, quando ho visto il grafico dell'aumento del livello marino dovuto al collasso della Groenlandia e di parte dell'Antartide, ho fatto il salto sulla sedia a vedere che già i miei nipoti cominciano a vedersi un livello che sfiora potenzialmente, beh, i figli dei miei nipoti, via, siamo lì, supera già il metro. E al 2300, che non è un periodo così lontano, perché sono due secoli, due o tre secoli, vuol dire avere un livello del mare che può aumentare di 10 metri se non facciamo niente oggi. 10 metri cambiamo la carta geografica del pianeta. Poi le alluvioni ne abbiamo avute di tutti i tipi,
abbiamo avute prima di quella terribile della Romagna, c'è stato l'episodio per esempio delle Marche il 15 settembre, molto concentrato, tutta la pioggia 384 mm, che più o meno è quella che è venuta anche nella Romagna in 6 ore, ma in un solo bacino, eppure ha già fatto 13 vittime con il concorso non solo del clima, ma anche della cattiva gestione del territorio, incluso la cementificazione, che ha un ruolo sempre molto importante, come lo ha avuto anche a Ischia, distruggendo questa colata di fango, moltissime case che erano costruite dove non dovevano essere costruite, e poi il grande, enorme, grandioso episodio doppio delle due alluvioni di inizio maggio e di metà maggio sulla Romagna, di cui ancora adesso ci sono le emergenze in corso per gli enormi allagamenti che vedete lì in colore azzurro e rosso nelle zone basse della Pianura Padana, zone che sono zone di bonifica, che sono molto vicine al livello del mare, dalle quali l'acqua stenta oggi a defluire. Pensate che cosa succederà quando il livello dell'Adriatico aumenterà ancora in futuro, sarà sempre più difficile smaltire quelle acque. E i nostri, migliaia di articoli, questo è uno degli ultimi che semplicemente chiama, dà un nome a queste situazioni di oscillazione tra un estremo e l'altro, le chiama colpi di frusta. Ecco, se volete un nome così facile da ricordarci, ormai sono stati battezzati colpi di frusta climatici dovuti al riscaldamento globale, o troppo poco, l'estremo di asciutto e l'estremo di troppa acqua, o anche di temperature, ma in genere comunque non dimentichiamo che sulle temperature i record di caldo anche nel 2022 sono stati circa 12 volte più frequenti dei record di freddo, che qua e là ci sono stati, ma il caldo ha prevalso. In questi giorni ci sono 38 gradi a Hong Kong, temperatura più alta dei 150 anni di misura a Hong Kong, abbiamo gli incendi devastanti nelle province canadesi, che mai si erano visti prima, per un mese di maggio caldissimo, quindi chi si lamenta perché qui da noi fa un pochino più fresco, deve sempre tenere presente che il riscaldamento si chiama globale e non locale. E qualche dato ancora sul resto del mondo: le gigantesche alluvioni del Pakistan durante la scorsa estate, 1700 vittime e più di 33 milioni di sfollati, l'ondata di calore che ha riguardato non soltanto l'Italia ma anche il resto d'Europa in autunno, durante ottobre è stato il più caldo in assoluto al nord Italia, e abbiamo avuto un sacco di altri record toccati ovunque nel resto del paese. Guardate quel dato in Austria, una temperatura minima di 20 gradi a 1000 metri a fine ottobre, che veramente è qualcosa di inaudito, dovremmo avere 20 gradi di giorno, non di notte. E poi ci sono i fenomeni opposti, abbiamo detto i colpi di frusta, quest'anno la siccità della California anche è terminata più o meno come noi con le alluvioni, con il secondo inverno più nevoso nelle Sierre californiane, dove sono caduti 17 metri di neve dopo i 4-5 anni di siccità che avevano vissuto. I record, come vedete, sono continui, questi sono di pochi giorni fa, vedete, maggio 2023, caldo, incendi, record a manetta in Cina, in Tibet abbiamo toccato 32 gradi a quote, non mi ricordo se arriviamo sopra i 2000 metri, ce n'è di tutti i generi. Nel 2022 è stato anche pubblicato questo fondamentale lavoro sui punti di non ritorno climatici. Attenzione, perché il clima è pieno di trappole. Noi scherziamo, facciamo così gli indifferenti su problemi che al momento ci sembrano piccoli, però superate certe soglie abbiamo degli effetti domino irreversibili, e questi sono quelli più importanti, dal collasso della calotta glaciale della Groenlandia al permafrost che rilascia altro metano, alla scomparsa della foresta amazzonica, al collasso della parte occidentale dell'Antartide. Insomma, vedete, ce ne sono elencati un po' di tutti, bisogna stare molto attenti, sono tutti mostri dormienti e se svegliamo dopo non siamo più in grado di mettere a cuccia. È stato anche pubblicato pochi mesi fa, nel marzo del 2023, il sommario per i decisori politici dello stato del clima da parte del Comitato Intergovernativo delle Nazioni Unite. Anche questo non ha fatto nessun effetto, ha tradotto in 36 pagine quello che era contenuto in oltre 5.000 pagine dei rapporti originari, ma io credo che non sia stata letta neanche quella 36. E infine ancora nel 2022 c'è stata la COP27,
che si è tenuta a Sharm el Sheikh in Egitto, ebbene, è già programmata per il novembre del 2023 la COP28, si fa a Dubai e sarà presieduta da un petroliere. Così vedete che purtroppo io di buone notizie da darvi non ne ho, mi spiace, ma sono realista e questa è la situazione. Anche sul Guardian leggete gli articoli, dici, oggi c'è stato il comunicato stampa che dice è difficile sperare i risultati operativi della COP28 quando questa viene presieduta da un petroliere. E vabbè, questo è quel grafico che continuiamo a mostrare dicendo se non facciamo nulla i 1,5 gradi dell'accordo di Parigi sono perduti tra pochi anni, la soglia successiva sono i 2 gradi e quella ritenuta di sicurezza per non consegnare ai nostri figli e nipoti un pianeta invivibile. Proviamoci ancora, ricordate che anche le massime autorità in campo economico e finanziario hanno ormai da anni riconosciuto che il problema più grave che incombe sull'umanità è proprio quello climatico e ambientale. Vedete che all'orizzonte dei 10 anni, quindi un orizzonte medio, i maggiori rischi, i primi 4 sono tutti di colore verde, quindi sono tutti ambientali, il primo è l'incapacità di gestire la mitigazione del cambiamento climatico, il secondo è l'incapacità di gestire l'adattamento al cambiamento climatico, il terzo sono gli eventi meteorologici estremi, è uscito prima della Romagna, è uscito a Davos a gennaio, nell'annuale incontro del World Economic Forum, e il quarto è la perdita di biodiversità e l'estinzione delle specie. Non vado oltre, ma vedete che di verdi ce ne sono anche altri, eppure sono quelli di cui parliamo di meno, a cui diamo sempre la minore importanza, tranne che a Cinema Ambiente, dove tutti i film che da 26 anni vediamo denunciano o ci spiegano le soluzioni per risolvere questi problemi. Ma allora che cosa abbiamo ancora bisogno? Da un certo punto di vista sarebbe bello poter trasformare Cinema Ambiente nei prossimi anni da un festival di denuncia di temi ambientali soltanto a un festival di visione di futuro dove le cose cominciano a funzionare. Invece la denuncia, vedete, è ancora importantissima perché siamo ancora fermi. A Torino si direbbe al pian dei papi. E va bene, basta. Io direi che non vado in altri dettagli. Chiudiamola qui ricordando che, ci tengo a dirlo, nel 2022 è stato anche un anno di guerra. Di guerra in Ucraina che ha generato ulteriori emissioni. Io non voglio fare critiche di nessun genere dagli aspetti geopolitici. Mi limito a quelli ambientali. La guerra non fa altro che consumare altre risorse, altra energia per far del male alle persone. Senza pace, scordatevi che ci occuperemo dell'ambiente. Grazie, buon festival. Adesso come andiamo avanti? Adesso andiamo avanti perché non sono solo gli scienziati a lanciare l'allarme, ma questa sera vi presentiamo un film che ci racconta la storia di come Papa Francesco ha lanciato un potente allarme anche lui, rivolto a tutti gli uomini del pianeta. Infatti il film è stato da vedere, ci racconta proprio come Papa Francesco ha, come dire, raccolto informazioni per poi scrivere la sua enciclica Laudato Si. Ma non ne parliamo più noi perché abbiamo qua l'arcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole, che inviterei qua. E lui e parleremo un po' anche di coscienze, no? Perché per arrivare poi a risolvere i problemi che Luca Mercalli ci ha indicato ci vuole una presa di coscienza, una cosiddetta conversione ecologica. Per cui lascerei la parola a voi. Grazie, un ringraziamento per aver accettato il nostro invito. Allora grazie a Cinema Ambiente, io semplicemente cercherò di dialogare con Monsignor Repole, arcivescovo di Torino, soprattutto in riferimento a quanto poi vedrete in questo film, ma soprattutto le parole del Magistero di Papa Francesco, ma partendo anche dalle allarmanti, per non dire peggio,
previsioni, ma neanche previsioni dati che il professor Mercalli ci ha indicato e ci indica lui come tutti gli studiosi seri e accreditati da tanti anni. Mi verrebbe da dire che non c'è più tempo, non c'è più tanto tempo. E allora la prima domanda che volevo rivolgere appunto a Monsignor Repole è il rapporto che esiste tra l'uomo e l'ambiente. Ambiente e uomo è un rapporto inscindibile e ciò che si è determinato nel tempo ha delle cause che sono riferibili anche a quello che l'uomo ha costruito di bene, molto, ma anche di male, tanto quello che abbiamo potuto constatare e constatiamo nella nostra vita. Allora, Papa Francesco nella sua enciclica, Laudato Si, che ha già qualche anno, ci indica una strada e non solo lui, ma il ruolo in questo caso diciamo del religioso, delle religioni e dei ricercatori di verità è fondamentale per in qualche modo invertire la rotta. Intanto buonasera a tutte e a tutti, anche io ringrazio di questo invito. Penso possa essere giusto fare una premessa a questo tema. Direi l'unicità, mi verrebbe da dire, di Francesco nell'affrontare il tema ecologico. Se qualcuno ricorda, sin dalle prime battute, appena fu eletto Papa, disse di aver scelto questo nome Francesco precisamente anche perché richiamava alla questione ecologica. E lui stesso diverse volte, e nel film lo vedrete, lo dice, ha affermato di aver avuto una sorta di conversione sulla gravità del tema, perché ha sentito i suoi confratelli, soprattutto del Brasile, denunciare questo tema. All'inizio pensava che fosse in qualche modo relativo, non così centrale rispetto al ruolo che un vescovo deve avere, soprattutto nell'annuncio del Vangelo. Poco per volta ha capito che invece era un tema troppo centrale perché ci riguardava tutti, cristiani, non cristiani, e appunto riguardava la cura di quella che chiama la casa comune. Una cura che evidentemente è in stretta relazione con il modo in cui ci concepiamo come uomini su questa terra. Mi pare un po' mitologica l'immagine di una prospettiva ecologica che non rimetta al centro l'uomo. Certo che l'uomo messo al centro, che si sente il centro di tutto, è il motivo di maggiore distruzione dell'ambiente. Ma un uomo messo al centro con la responsabilità che soltanto l'uomo può avere è l'unica chance che io vedo, perché questi dati che il professor Mercalli ci diceva prima non siano la debacle totale per l'umanità, ma siano invece qualcosa che possiamo ancora prendere in mano. A tanti livelli, e nella Laudato Si, Francesco mi sembra che abbia l'intelligenza di farci vedere i diversi livelli di responsabilità che l'uomo può avere. C'è un livello politico internazionale, evidentemente. Quello che si diceva prima, è chiaro che se sono dei petrolieri a determinare la politica dei prossimi decenni, si andrà in una direzione piuttosto che in un'altra. Perché la responsabilità politica internazionale per dei problemi di livello mondiale, appunto globale, è decisiva. Ma poi ci sono tanti altri livelli di responsabilità a livelli più locali, fino ad arrivare, mi colpisce nella Laudato Si questo aspetto, la necessità di cambiare dei modi di vivere normali a livello delle nostre azioni quotidiane. E io credo che soltanto se teniamo insieme questi diversi livelli, nella prospettiva che la responsabilità è nelle mani dell'uomo e l'uomo può essere il distruttore della casa oppure può essere, in un certo senso, colui che garantisce il futuro, soltanto se teniamo insieme questi livelli di responsabilità
abbiamo la possibilità di invertire dei dati e di cominciare a pensare che magari dal prossimo anno non siamo più soltanto a denunciare, ma dire c'è qualche piccola foglia che sta germogliando ed è un segno. Comportamenti virtuosi personali delle comunità, delle piccole e grandi comunità e decisioni politiche, perché poi quello che avviene nella dinamica della globalizzazione è che le COP si susseguono, ma non c'è questo cambiamento. È anche vero che sotterraneamente sta crescendo questa consapevolezza anche per uno spirito di sopravvivenza che l'uomo avverte, perché le catastrofi che si ripetono e gli evidenti effetti che i danni al clima che vengono perpetrati sono all'ordine del giorno. Ecco, quindi ecco come la sensibilità è maturata anche all'interno delle religioni e come in qualche modo nell'arco del tempo c'è stato questo aumento, no? Che arriva con Francesco ma parte ancora da lontano, no? E che evidentemente la forza anche delle religioni ha nei confronti dell'uomo, delle donne, anche in epoca moderna. Sì, c'è una maggiore coscienza evidentemente del rischio. C'è un filosofo sociologo tedesco che ha scritto delle cose molto interessanti su questo, dicendo che forse noi abbiamo per la prima volta la sensazione dei grandi rischi che come umanità stiamo correndo, e lui prospetta il fatto che non fosse altro che per l'egoismo degli uomini ci possono essere delle possibilità. Io non credo che sarà la strada dell'egoismo degli uomini a dare delle possibilità, ma certamente oggi c'è un maggior senso del rischio di anni e decenni addietro. E sono soprattutto le generazioni più giovani a dimostrarlo, perché loro hanno certamente rispetto a questi temi una sensibilità che mi viene da dire le mie generazioni non avevano ancora, eppure quelle precedenti. In questa responsabilità ci sono anche le religioni, che possono offrire qualcosa di significativo. In che senso? A me pare che le religioni tutte potrebbero essere accomunate da questo dato, dal fatto che l'uomo è strutturalmente legato a qualcosa che va al di là di lui. E nella misura in cui è legato a qualcosa che va al di là di lui, è relativo, nel senso più bello etimologico del termine, cioè è in relazione. E quando questo viene sviluppato, potremmo dire a tutto tondo, in una relazione verticale, in una relazione orizzontale con gli altri uomini, in una relazione con il resto del pianeta e del cosmo. E in questo senso possono offrire davvero molto. Penso alla mia religione, al cristianesimo, che con l'idea stessa della creazione dell'uomo, non è un caso che alcuni capitoli della Laudato Si, di cui si sentirà parlare in questo bellissimo film, siano centrati su questo, dice che appunto l'uomo non è all'origine del pianeta, ma è egli stesso parte di questo pianeta, con una responsabilità che è la responsabilità di coltivare la terra e di custodirla. Da questo punto di vista mi sembra che le religioni potrebbero e possono avere davvero la possibilità di esprimere un grande contributo mantenendo una coscienza critica rispetto a tutti quegli atteggiamenti umani a tutti i livelli che non ci fanno percepire parte di qualcosa di più grande in relazione con tutto ciò che esiste, e possono avere un contributo direi positivo e propositivo invece aiutando le persone a mettersi in questo sentiero, in questo cammino. Ancora una domanda, che è una domanda che travalica anche i confini, diciamo, del religioso, ma che dentro il religioso si innesta, perché è la dimensione attraverso la quale si può cambiare
e che è la dimensione culturale. Cioè, quanto questo paradigma di cambiamento abbia necessità assoluta di una cultura diversa. Una cultura che parte anche dal rispetto di quello che abbiamo costruito e di quello che abbiamo edificato, ma anche di quello che non possiamo più costruire e edificare con la logica del passato. Quindi anche dentro all'enciclica c'è quell'aspetto che unisce l'ecologia all'antropologia, la dimensione della cultura come strumento essenziale per cambiare strada e quindi accorciare quelle distanze che ci separano da un'autodistruzione. Sì, l'elemento culturale è decisivo e, a mio modesto modo di vedere, è anche quello più fragile oggi per prospettare un cambiamento. Perché tutti siamo molto sensibili del rischio che c'è. Tutti siamo più sensibili oramai, almeno formalmente, ecco, del fatto che questo è un problema ed è un problema globale, ma credo che siamo meno sensibili nel percepire che la medicina passa per un mutamento culturale decisivo a tanti livelli. Faccio soltanto degli esempi che riguardano il nostro mondo occidentale. Io non penso che una cultura individualistica e narcisistica possa aiutare a risolvere un problema come questo. Perché non ci aiuterà a pensare, per esempio, le generazioni in termini prospettici e di alleanza intergenerazionale. Vivo la mia vita, vivo la mia esistenza e degli altri chi se ne frega. Questo pensa la cultura individualistica narcisistica. Non può tollerare, potremmo dire, un livello di responsabilità, cioè di capacità di rispondere a qualcun altro delle scelte che fai e quindi anche di come vivi. Penso, per esempio, a una cultura centrata sulla necessità di accaparrare in maniera vorace tutto quello che c'è, che forse è figlia di un vuoto, di altro. Nella tradizione cristiana c'è qualcosa di molto significativo, si dice che per esempio il mangiare è un fatto estremamente spirituale. Perché? Perché se tu divori tutto, se mangi voracemente, denunci il vuoto spirituale che c'è. E noi spesso siamo una cultura così, non a livello evidentemente del mangiare semplicemente, no? Fisico, ma a livello dell'accaparrare. Per una paura enorme del vuoto che ci sarebbe se non accapare più. Ma con questa cultura non c'è possibilità, secondo me, di cambiare la volta. Penso alla cultura consumistica. A me francamente colpisce che, cioè, scusate, mi colpisce che dobbiamo tenere aperti i negozi, i supermercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, poi ci lamentiamo, lo scriviamo magari anche nei giornali, che però non si vende come si sarebbe desiderato, e soprattutto mi colpisce che non sappiamo più vivere il giorno della festa se non consumando. Ma che cosa possiamo cambiare dell'ambiente con una cultura di questo tipo? E penso, ma soltanto sono alcuni degli esempi, penso al fatto che ci stiamo, e mi riferisco soprattutto alla cultura occidentale, però è anche vero che noi abbiamo dei dissesti, dei disastri ecologici mondiali prodotti soprattutto da noi occidentali. E penso al fatto che ci stiamo abituando insensibilmente all'idea che non c'è più nulla di dato.
che la nostra libertà è assoluta nel senso etimologico del termine, cioè è sciolta da qualunque legame. Io sono all'origine di tutto. Con questa cultura neanche la terra è data. Ma se neanche la terra è data, cari amici, non c'è nessuna possibilità di invertire quella rotta che il professor Mercalli ci faceva vedere prima. Dunque direi che la questione ecologica, secondo me, è prima di tutto una questione culturale. Quello che io vedo è che pochissimi hanno coscienza della questione culturale. Un'ultima, grazie Roberto. Un'ultima considerazione anche breve sul collegamento che proprio alla fine del suo discorso il professor Mercalli ha fatto, il tema della pace. Pace e ambiente sono un binomio attraverso il quale credo non si possa non camminare. Sì, un binomio molto forte, nel senso in cui lo diceva il professor Mercalli prima, che è quello più evidente, mi sembra, no? Cioè anche soltanto costruire più armi fa sì che l'ecologia è compromessa. Ma anche ad altri livelli, cioè nel senso che la pace può e deve essere qualcosa di positivo, cioè di alleanze di popoli. Lo vedrete, il film farà vedere una cosa che è molto cara a Papa Francesco e che è cara nella Laudato Si. A pagare i prezzi più grandi della crisi ecologica sono i popoli più poveri. A pagare i prezzi più grandi sono quelli che sono costretti a mettersi in viaggio e a rischiare la vita, anche per la crisi ecologica. O c'è una pace, che anzitutto è l'assenza della guerra, ma più in profondità è un'alleanza dei popoli. Per cui quello che capita a te è qualcosa che riguarda me. Oppure è evidente che non si esce dalla crisi. E penso che questo orizzonte di pace più positivo e più propositivo è ciò su cui dovremmo sentirci camminati, sapendo che la pace ha un costo. Appunto, ha il costo dell'accoglienza dell'altro, dell'ospitalità dell'altro, del sapere che anche il suolo che calpesto io non è mio, è dato a me e può essere dato anche a te. Grazie, grazie. Buona visione.